a te a tutti ciao ormai, benvenuti a Reggio Grande in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe. Non so quanto siamo vicini alla fine, ragazzi, perché da quel che so io il gioco non è proprio lunghissimo, per cui magari potremmo essere vicini alla risoluzione dei nostri problemi, cioè sarebbe a dire portare l'armadio a casa di Ronald. Per cui in ogni caso vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, ragazzi, dopo che la volta scorsa avevamo finalmente fatto saltare la tanto famosa cassaforte dopo aver avvelenato malamente la pianta carnivora e abbiamo recuperato queste banconote. Per cui il dubbio adesso sorge spontaneo: a chi mizzica le devo dare queste banconote? Ci ricordiamo, ragazzi, che il nostro obiettivo attuale è quello di chiamare la ditta di trasporti attraverso la cabina telefonica per far sì che trasporti appunto l'armadio fino a casa di Ronald. Però prima di chiamare c'era scritto proprio a lettere tipo cubitali sull'annuncio, ragazzi, che bisogna impacchettare la cosa da spedire con un telo resistente idrorepellente. Telo che noi avevamo trovato, esattamente qui. Per cui penso che la prima cosa che dovremmo fare quest'oggi, ragazzi, sarà trovare un modo per far uscire il ciccione dalla vasca da bagno. Allora, un indizio importante credo sia quello che questo tipo continua a mettere sali all'interno dell'acqua. Qualcuno dovrebbe proprio dirgli di non usare tutti quei sali. Per cui forse, visto che i sali non ce li faceva prendere, infatti, ragazzi, l'unico modo... che cosa ci è rimasto? L'unico modo forse... ci mettiamo questo. Capsaicina, però cioè comunque se lo metti nell'acqua io non so se brucia lo stesso, perché è un concentrato, ragazzi, di essenza piccante del peperoncino, per cui non so se esternamente comunque ha un effetto, mi capite, no? Per cui non so, vorrei provare a seguire il mio intuito anche oggi, visto che la volta scorsa ha funzionato, e metterlo nei sali. Non posso farlo mentre mi guarda. Ah, ok, quindi attenderemo con ansia il momento in cui si immergerà di nuovo. Ok, proviamo. Ha fatto. Ah! Minchia! Oh! Bello! È scappato via totalmente nudo. Però il mio intuito ha funzionato anche oggi, ragazzi. Sono felicissima di sta cosa. Per cui, se vogliamo prendere il telone, forse questo serve a svuotarla? Oh, meno male, ragazzi, anche oggi iniziamo proprio alla grande, stiamo andando benissimo. Beh, è impermeabile, lo è di sicuro. E il telone che ci serve, prendilo, perfetto, ecco fatto. È un po' rattoppato, ma dovrebbe andare bene per impacchettare l'armadio. Sicuramente, per cui... adesso che abbiamo preso il telone, ragazzi, direi che possiamo provare a vedere se in questo modo riusciamo a impacchettare l'armadio. Non è una cattiva idea, ma prima voglio accertarmi di aver fatto tutto il necessario. In che senso, scusa? Nel senso... torniamo a vedere le pagine gialle, ragazzi. Magari nell'annuncio diceva qualcosa che mi sto dimenticando. Qua c'è l'annuncio. Corriere Espresso 24 ore, 7 giorni su 7. 00 84 58 901. Tutti i pacchi devono essere a prova d'urto, idrorepellenti e con il contenuto chiaramente indicato all'esterno. Quindi dice ben, insomma, chiuso e con il contenuto indicato all'esterno. Come ce lo faccio? Magari la bomboletta spray. Magari ci scriviamo sopra con questa, perché, cioè, che mi venga in mente, non abbiamo trovato altri elementi da poter usare, cioè tipo un pennarello. Io non ho mai visto pennarelli in giro, per cui immagino che il fine di questa bomboletta sia scrivere sull'armadio al momento della spedizione. Mi auguro. Per cui io adesso mi segnerò il numero, ragazzi. 0084 589 01. Perfetto, il numero me lo sono segnato, ragazzi. Per cui nella cabina telefonica, però, ragazzi, abbiamo bisogno di monete. Ovviamente non è che ci possiamo mettere le banconote, se non mi ricordo male. No, infatti, ragazzi, vedete, questo è il simbolo dei cent, cioè dei centesimi. Per cui non posso piccarci le banconote. Come cavolo le cambio? One eternity later. Non ho la forza di controbattere a questa ennesima idiozia. Fatto.
Ok, ci ritroviamo come al solito nella stessa situazione, ragazzi, nel senso che sono stata tipo 3 ore ad andare in giro associando oggetti totalmente a caso e mettendo oggetti in altri oggetti totalmente a caso. Per cui arrivo qui, mi avvicino al calderone e ci metto dentro le banconote. Ha senso? Non ha senso? Io non lo so se ha senso. Fatto sta che probabilmente allora a sto punto mi tocca viaggiare nel tempo. Proviamo a vedere se andando nel 1981 cambia qualcosa, ragazzi. Se no non so che altro fare. Eccoci qua. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa. Speravo in un tasso di cambio più vantaggioso. Maledette banche. Cioè, mi vorreste dire che quel malloppo di soldi mi è stato cambiato in pochi penny? Beh, ragazzi, non ancora ci vedo il senso, ovviamente. Sì, cioè, magari ovviamente da un anno a un altro cambia il valore monetario, per carità. Però, cioè, da avere un malloppo di soldi così ad avere pochi spiccioli, c'è sta troppo. Vabbè, torniamo indietro. Abbiamo ottenuto quello di cui avevamo bisogno, effettivamente. Non avendo la minima idea di cosa stessi facendo, effettivamente. Non ci resta che andare a chiamare l'associazione. Cioè, l'associazione, se ciao. Il Corriere Espresso. Allora, mettiamo un penny. Prima di inserire le monete, andrebbe alzata la cornetta. Ok, scusa. Alza la cornetta, metti il soldino. Chiamalo 008 45 8901. È giusto? Salve, Corriere IP Espresso, come posso esserle utile? Buonasera, vorrei effettuare la spedizione di una cassa funebre in via Venerdì 13. Spese a carico del destinatario. È al corrente delle nostre condizioni generali di impacchettamento? Sì. Mi dica pure. Per evitare di riportare danni durante il trasporto, richiediamo di avvolgere l'oggetto con del materiale che ha tutti i scagliurti. Solitamente è della plastica da imballaggio, ma può servirsi della soluzione che preferisce. Perfetto. Sì, non c'è alcun problema. Okay. Richiediamo inoltre che l'involucro esterno del pacco sia assolutamente idrorepellente. Le potrà sembrare una richiesta un po' strana, ma i nostri autisti in passato hanno dimostrato un certo feeling con i corsi d'acqua della zona. Sono attrezzato anche per quello. Sì. E per finire, è necessario identificare il pacco con una scritta che ne indichi chiaramente il contenuto. Sì, Mike, do la soluzione. Mi scusi, non credo di aver sentito bene. Sì, dicevo, nessun problema. Le faccio arrivare immediatamente il corriere per la sua spedizione. Allora. La ringraziamo per aver scelto la nostra compagnia. Quindi, arrivederci. Abbiamo tutto quello di cui c'è bisogno. Che ha fatto? Ha unito anche le bende, ragazzi, al telo. Per attutire gli urti, forse, per tenere tutto insieme, non lo so. Fatto sta che ci ha messo anche la bomboletta spray, come avevo immaginato, ragazzi. Per cui adesso usciremo dalla cabina e imballeremo il tutto. Sto aspettando un corriere per portarvi all'armadio. Non è che potresti impacchettarmici all'interno con questo kit? Okay. Devo fare un bello scherzetto. Amico, sono sempre pronto a dare una mano per questo genere di cose. Mentre come vorrei poter vedere la sua faccia? Non riesco a immaginare che spavento si prenderà. Giustamente, neppure ragazzi, io, pure noi dobbiamo arrivare a casa di Ronald. Per questo ci facciamo impacchettare dentro. Woohoo! Problema risolto! Perfetto, è fantastico l'imballaggio. Sarà per... Eccolo qua. Perfetto. Ecco fatto. E vai, ragazzi. Corriere Espresso. È proprio lui. Questo chi è? No! È lo stesso di voi che c'era all'inizio della ditta dei traslochi! È lui! Ma che c'è adesso? What the hell? Siamo arrivati a casa, ragazzi! E questo chi è? Non si vede in faccia, non è che è Ronald, no? Che ci fa lo Slender? Ronald, sei tu, amico. Ce l'abbiamo fatta.
davvero. Ronald, Ronald, svegliati. Gli ha preso un colpo. Poverino. È diventato Ronald, un sono io, Skinny. E che cavolo, davvero non mi riconosci, scusa. Davvero non mi riconosci. Ricordi, io e te insieme, alla conquista del mondo, continuavamo a ripeterci che eravamo destinati a grandi cose. Beh, in un certo senso è stato così. Anche se nessuno poteva immaginare tutto questo. Non potevi sapere della mia allergia, è ovvio. Comunque sentite che silenzio, ragazzi, un momento serissimo. Non potevi sapere della mia allergia. Persino io non ero a conoscenza. In fin dei conti ci sono un sacco di vantaggi a essere morto. Ho un'infinità di tempo libero, posso mangiare tutto ciò che voglio senza dovermi preoccupare della linea. Sono persino immune all'elettricità, neppure fossi un supereroe. Minchia, non c'è niente da dire, ragazzi, è sconvolto davvero. Mi dispiace che tu abbia sofferto tanto. Mi dispiace che tu abbia sofferto tanto. So quanto è stata dura per te da quel giorno, ma non hai nulla da rimproverarti, credimi. Io non ho nulla da rimproverarti. Oh, che momento, ragazzi. Così serio. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a respirare. Ti sentivo soltanto urlare. Non fu difficile capire cosa stava per accadere. Ma incredibilmente, quella è l'ultima cosa che ricordo. Nessuna luce da seguire, nessuna esperienza extracorporea. Solo un grande nulla. Un po' deludente, non credi? Beh, certo. Quando finalmente mi sono svegliato, era tutto buio. Ci misi un po' a realizzare di essere in un armadio. In questo armadio. Lo so, è davvero assurdo, ma è la verità. Sono stato riportato in vita e ora sono uno scheletro. Devi tornare a parlare. Devi tornare a parlare. Se non dirai a qualcuno quello che è successo quel giorno, finirai per essere dannato in eterno. È per questo che sono qui. Per salvarti. Perché ti voglio bene, Ronald. Skinny. Oddio. Ma che teneri. Skinny, aspetta, non andare. Se n'è andato. Oddio, dai. È finita qua? Cioè, me l'hanno fatto finire così. Ok. Certo, il momento finale è stato tenerissimo, ragazzi, eh. Allora, l'abbiamo finito. Io ho detto all'inizio video, non so quanto manca la fine. Non pensavo di finirlo oggi, sinceramente parlando. Che dire di The Wardrobe? È un gioco tutto italiano. Mi è piaciuto, devo essere sincera. Un punto e clicca molto basilare, tra virgolette, ma incredibile da diversi punti di vista, ragazzi. Allora, graficamente comunque mi è piaciuto moltissimo. Tutto disegnato, i disegni poi sono fatti molto, molto fighi. Effettivamente le ambientazioni mi sono piaciute un botto, un sacco. E poi tra l'altro molto molto colorato. Poi che dire, ragazzi, degli elementi grafici che sono stati inseriti. Tutti easter egg, cioè sarebbe a dire tutti elementi di tante altre cose che sono stati inseriti all'interno del gioco, che soprattutto a noi gamer, comunque a noi nerd, piacciono tantissimo. Quindi piace un sacco vedere riferimenti ad altre cose che amiamo e adoriamo. Per cui questa cosa secondo me è stata una genialata assurda, come sono state delle genialate magari delle situazioni che si sono venute a creare, ragazzi. E quindi di per sé il gioco è veramente una piccola perla, secondo me, perché ha degli aspetti veramente molto particolari che ho apprezzato tantissimo, come per esempio il Questa festa è un vero mortorio. Ah sì, quasi dimenticavo. Sei morto. What? Mi ha chiuso il gioco. Vedete, anche questa è un'altra genialata, ragazzi. È un'altra genialata. No, vabbè. Dicevo, alcuni elementi come il cinismo lo caratterizzano e lo rendono molto speciale, secondo me, a mio avviso. La storia comunque è molto semplice,
Però è bello come si vanno creando le varie situazioni e l'assurdità di certe situazioni. Per questo è bello The Wardrobe, ragazzi. Dal punto di vista sonoro, comunque, niente da eccepire. Le musiche comunque veramente molto fighe in certi casi, molto adatte insomma agli ambienti. L'unica cosa, ragazzi, direi che non è, vabbè, come tutti i punti e clicca, comunque la risoluzione degli enigmi a volte non è così immediata. Infatti avete visto durante questa serie quante volte, ragazzi, ho scritto One Eternity Later, nel senso che ci ho messo tanto tempo. Magari sono pure lenta io, per carità, perché magari altre persone sono più intuitive e trovano più rapidamente la soluzione. Essendo io magari un pochettino lenta, ci ho messo più tempo quindi a volte a trovare la soluzione a certi enigmi, e a volte l'ho trovata, ragazzi, facendo cose a caso, e questa cosa non mi fa onore. Ovviamente non fa onore nemmeno al gioco stesso, perché magari uno dovrebbe arrivarci appunto con l'intuito. A volte associando gli oggetti ho trovato la soluzione. Questa cosa non mi piace molto, ma nemmeno è colpa del gioco in sé, tra virgolette. Più che altro è colpa mia, magari, che sono un po' lenta, ecco. Per cui fondamentalmente, ragazzi, che dire di The Wardrobe? Io gli darei un bel 8. Mi sento di dare di più per la questione appunto, ragazzi, questa, che ho trovato difficoltà a volte a risolvere gli enigmi. Se no per il resto, ragazzi, è veramente figo, veramente molto molto figo. Non è rigiocabile, ovviamente, perché comunque le soluzioni sono quelle, non è che ci sono bivi di trama eccetera, però è veramente, secondo me, una piccola perla che tutti dovrebbero giocare. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato sotto in commento. Per essere il finale cerchiamo di raggiungere almeno i 30 like, ragazzi, non ne avevo idea inizio video, per cui questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!